E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo video su Sea of Solitude. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo episodio. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo vissuto momenti direi abbastanza intensi. Siamo però fortunatamente riusciti a salvare almeno apparentemente ragazzi il fratellino di Kai. E niente, avevamo iniziato il capitolo 5 se non sbaglio. E quindi procediamo da questa parte, la luce penso mi indichi la strada da seguire, per cui ecco, Ready to take another ah sì, swim di with nuovo me? tu, sì, mi ricordo, già mi avevi Let's detto go questa swimming cosa. again. Oh, come on, Kay. You used to give in to temptation all the time. You know you want to. Vabbè, state zitta, infatti abbiamo iniziato il capitolo 5, ragazzi, che si intitola One. Qui, come vi ho detto, c'è un tentacolo peloso e non ce n'è solo uno. Ok, questa cosa è There you are. orribile. Thank goodness you're okay. Ehi. Oh, hi! I've been Ciao. searching everywhere for you, but instead I found her. Hi. I'm Kay. Leave me alone. I'm trying to focus. Everyone wants something. I have no time for other people's problems. It's not always about you. Typical. Avoiding responsibility like a coward. Merda. Now she is your problem. Good. Now, where was I? What's this? Oh merda, sono rimasta Haven't I attaccata. done enough? If you want help, go to him. Oddio. Non mi At lanciare. least you didn't leave me. L'unica magra consolazione, ha buttato via la mia barca. Hi Chloe, did you see where the girl went? She was È just here. sparita di nuovo. Ok ragazzi, sì, è raccapricciante, va bene, è raccapricciante e non so se capire chi rappresentano la madre e il padre, perché avete visto che hanno avuto tipo una simile discussione questo mostro e quell'altro mostro che sembrava tipo avere la forma di un camaleonte che si arrampicava su quel palazzo là in fondo. E quindi non so cosa pensare sinceramente. La conce tu Look what Jack madre. gave me. This is the band I was telling you about. It's their new album. I'm sorry, I have a bit of a headache. I know. Isn't it the best? He is the best. I could kiss him. He's so romantic. Ew, Kate, that's so gross. What, Sunny? You want a kiss too? Ew, no. Wait. If that's Sunny and me, is that my... Esatto, che quella è tua madre. Bene, l'hanno fatta direi abbastanza orribile con tutti questi tentacoli. Cioè, a parte che è enorme per arrivare coi tentacoli fino a qua, ragazzi. Oh mio Dio, vabbè. No. Turns out he doesn't really like hiking. This whole trip was his idea. I'm surprised by a lot of things he says lately. Ok, c'erano dei problemi fra di loro e questo già l'avevamo capito, percepito perlomeno. E vattene! Non mi far cadere! Oh. La cosa si fa sempre più angosciante, oserei dire, ragazzi. Mamma, I don't get it. Jack is so distant lately. Ok, I have my own things to deal with right now, ok? Your father and... But I'm just confused. Jack used to be the most lovely man on the planet. But now he... Is never really there anymore.
Ok, a quanto pare, cioè lei, vabbè, da adolescente qual è, probabilmente, ragazzi, ha ignorato anche i problemi di sua madre, nel senso che era costantemente concentrata solo sui propri problemi, chiamiamoli così. I suoi problemi, a quanto pare, erano problemini col ragazzo che aveva, tipo dell'epoca o robe del genere, e sua madre comunque in qualche modo ha cercato di comunicarle il proprio disagio, così come aveva fatto suo fratello, ma ragazzi, sempre solo concentrata su se stessa. Purtroppo è così che si è da adolescenti. Avevo fatto un video, un vlog Mama, precisamente. Where's papa? He said he was going to help me with my karate. Why is he working again? I don't know. Why does he never keep his promises? Why does he never do things with us anymore? I don't know. Where is he? Avevo fatto un video, dicevo, che si intitola Messaggio agli adolescenti, in cui, diciamo, avevo parlato generalmente un po' appunto agli adolescenti. Perché, ragazzi? Perché solitamente quando si è adolescenti, purtroppo si è estremamente egoisti, ma non perché si è cattivi, ma perché si è così. E quindi si pensa che i propri di problemi siano i problemi più grandi del mondo e gli unici su cui doversi concentrare. E quindi, ovviamente, essendo anche i figli, ragazzi, basicamente abbastanza egoisti, non si accorgono mai effettivamente del malessere di un genitore, o perlomeno penso che sia pure un po' un rifiuto di un figlio voler vedere che un genitore ha un qualche malessere. Perché, ragazzi, perché i genitori, secondo gli occhi dei figli, devono essere sempre forti, devono stare sempre bene, per curarsi di noi e prendersi cura di noi, ma Hello? Purtroppo non è così che funziona, Hello? Cavolo. It's me, Kay. Oh oh. Oh oh. Capitolo 6, ragazzi. Hurt. To hurt, quindi il verbo vuol dire tipo ferire, fare male. E quindi dicevo, ovviamente i figli, ragazzi, continuavano continuamente a chiedere spiegazioni alla madre sull'assenza del padre, non rendendosi conto che la prima a starci male era proprio la madre. Quindi è arrivato un momento, forse, che pure lei non ce la faceva più, ragazzi. Stanley, vola via! Qualcuno di voi aveva capito la citazione nello scorso video, se non sbaglio è stato Stefano, non vorrei aver detto una boiata, in caso correggetemi. Vabbè, ma dove diavolo dovrei andare? Immagino che questo vapore sia, cioè, faccia male, suppongo, no? Non lo so, vabbè, fatto sta, sono Chloe, riuscita a salire. Thank goodness you're here. Wait. Up. Aspetta, sbrilluccico, tu sei un grandissimo. Where are ecco you? Don't leave me here alone, sei un grandissimo stronzettino, perché mi lasci sempre da sola quando non dovrei rimanere da sola. Non so perché, cioè, si fa vedere, poi se ne va. It looks like it's been attacked by something big. Ti sei accorta di quel mostro tentacoloso che è lì nell'acqua, vero? Te ne sei accorta, Kai? Vabbè, vai. Probabilmente è stato quel mostro tentacoloso ad attaccare questo posto. Non lo so. Fatto sta che stanno sorgendo, ragazzi, qui altri segreti, cioè no, altri aspetti della vita. Dove devo andare? Ah, ok, mi devo far trascinare, sollevare dall'aria. Quindi altri problemi che c'erano nella vita di Kai, problemi dei quali lei a quanto pare non si è mai minimamente curata. Non gliene voglio fare troppo una colpa, ragazzi, nel senso che, ripeto, purtroppo quando si è adolescenti si pensa solo, solitamente soltanto a se stessi, e quindi non si notano tanto altre cose, più o meno. Non sempre così, ragazzi, per carità, però solitamente è così, quindi, cioè, se ci si pensa a certe cose ci si pensa magari poco, non in maniera totalmente profonda.
Ma non è colpa dell'interessato, è soltanto che quando si è adolescenti si è così. Punto e basta. Per cui continuiamo a salire, vediamo. Ok, ce la farò. I'm not sure I can do this. Ma sì che puoi, Kai, dai. Sì che puoi, certo che puoi. Oh! Mamma mia, che aria pericolosa, cavolo. Dove devo andare? Dove devo? Non vedo dove... Non vedo! Vabbè! Sì, ma... No, scusate, sul serio. Come cazzo la dovrei fare a vedere dove devo andare? Ok, devo andare di qua e questo è chiarissimo, ma... Ok, perfetto, perfetto. Andiamo su, continuiamo a salire. Quant'è alta sta torre comunque, più che altro? Non vedo una cippa. Op. Yoho. C'è qualcuno là? Aiuto. Oh! Merda! Ok. I getti d'aria, ragazzi, sono messi in modo da far sì che tu venga sparato via fino all'inizio. Purtroppo temo... Ah, di sì! Ok, temo di sì, Kai. Temo proprio di sì. Eccoci. Comincia a farsi angosciante pure sta cosa, ragazzi, perché continuiamo a salire e non so dove ci sta portando tutto questo, sinceramente. Oh, merda. Non so cosa aspettarmi! No! Che palle. Vabbè. Addio. Ce la farà mai, giocherina, ad arrivare dove deve arrivare, cazzarola? Dai, non di nuovo. Ma che due st... Mo scusate. E che cavolo. Ok. Oh. Ma come? Se sono arrivata fino a su adesso. Vabbè. Out. I recognize this furniture. Is this Papa's office? What happened here? Bella domanda. Qua c'è una bottiglia, raccogliamola. Ciao collezionista di bottiglie, soffri di vertigini per caso? Io da piccola avevo paura dell'altezza, ma con il tempo mi è passata. Bene. Questo adesso sinceramente non ci interessa, per cui vediamo dove caspiterina dobbiamo andare. Vai Stanley, vai! Ci ha appena salvato la partita, tra l'altro. E io mi sto continuando a chiedere per quanto ancora tempo. No! Dovrò continuare a salire. Oh! Non lo so, ragazzi, qua continua a scendere, salire. Boh! Una grossa incognita questa. Portami su! Minchia. Ok. I don't know what to do. He seems so angry. Ma dai, davvero? Non l'avrei mai detto. Sembrava calmo e pacifico. No. I need to get myself together. I need to be strong. Certo, è l'unica soluzione, perché sennò qua non andiamo più da nessuna parte. Vabbè, ma sono scema io allora, pensavo stesse finendo. Invece dura abbastanza questo. Ok. Ti inganna perché ti fa credere che stia per finire, ma effettivamente non finisce. Ok. Ecco qua. Papà! Sei tu qua sopra? Sei per caso arrabbiato? Sei per caso furioso? Non lo so. Beh, certo, i segnali non sono... Oh, merda. I segnali non sono positivi. È incazzato nero, ragazzi. Paparino! Ciao! Ciao, papi! I can't take this anymore! Che c'è? Che succede? I just wanted to... I don't belong with them! Kay? Kay! Oh no! I'm sorry.
I don't know how to handle this. That's okay. I mean, I'll listen if you need me. I'm here. No, it's not enough. It's not right. Perché sti mostri, ragazzi, te li fanno vedere così grandi, così spaventosi, ma... Cioè, poi ci sono sti momenti in cui ti fanno davvero una grandissima tenerezza, perché vedi dietro questo mostro un lato così triste. Vedete che ha la fede al dito, ragazzi, addirittura. Non so se avete notato il dettaglio. Ma... I'm so tired, but I need to help him, one step at a time. We have to find a boat. È qua la tua barca, Kai, è qua. Cioè, li vedi così mostruosi, ma poi te li fanno vedere così indifesi, così tristi. Oh, what are you doing? I'm right in front of you. Who destroyed everything? No. Me? Maybe è stata lei. Has Papa forgotten that I'm here? Sono qua. Oh, Gesù. No, penso si riferisca a lei. Madonna, che onda. Minchia, fa paura. Fa paura, ragazzi. Vabbè, proviamo ad andare di qua. Chloe! Wait, I'll free you. Aspetta, 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 che ti libero io. Ok. I just need to be more patient and understanding. If I give him space, then everything will be fine. What is going on? Non lo so, ma... C'era sicuramente molta incomprensione ad un certo punto delle cose. Non lo so, non lo so, Kai, non lo so. Vediamo un po'. He needs me to listen. If I do that, then everything will be great. Cioè, doesn't realize I'm here. A quanto pare, ragazzi, we can be so close. Not listen to each other. Non è sempre facile ascoltarsi. E quindi a quanto pare lui era insoddisfatto, ragazzi. Sarà arrivato un momento della sua vita in cui si è detto: ma io cosa ho fatto con la mia vita? Quindi c'è. Purtroppo ci sono quelle persone, ragazzi, che magari hanno ripensamenti nel corso della propria vita. E quindi lui era insoddisfatto. E sua moglie, quindi la madre di Kai, pensava forse di poter risolvere le cose in un certo modo, ma sbagliava comunque. Quindi non riuscivano ad ascoltarsi, come ha detto Kai, non riuscivano a venirsi incontro. Dai. He has his dreams. I can encourage him, support him. I will never be happy with her. If I found silence. No! This is too much! No! Papa swam to me! Head for the boat! Papa! Oddio. Chloe, I didn't want to hear that. I can look after Sunny. I wanted to help him. I needed to help him. But this? What can I even do here? It's too painful. Is there even something for me to learn? Mm.
una cosa molto triste, ragazzi. Molto triste. How beautiful. Wait, this is the summer market. I remember now. My parents used to take Sunny and me here all the time. It's where they first met. But I don't see Papa anywhere. Papa? Where are you? È molto, molto triste. Molto, ragazzi, davvero. Cioè, lui era insoddisfatto, si è convinto che con sua moglie non poteva più essere felice. Va a capire il motivo. Burning down the house. Burning, ragazzi, burn vuol dire bruciare, quindi la casa, bruciare la casa, perché che significa? Down, Chloe, burning down, non so. I'm so glad you're okay. Hey. And who are your new friends? Hi everyone. Can you back? Yay! Let's play catch. Che ca? In che senso? Okay, how do we play? You forgot the rules? Kay is getting old. Kay is getting old. Hey, be nice. It's easy. You have to lead us to the glowing shards and then catch them. I knew that. Okay, come on. Yay! D'accordo, andiamo allora, ragazzi. A parte che, insomma, devo appunto raccogliere ricordo. Che significa? You did it! That's so funny! Ok. Ci sono arrivati da soli, ragazzi, alla fine, eh? Vediamo un po', vediamo un po'. Dove altro posso arrivare? One more! Come on! Beh, se è così semplice, mi fate un grande favore, ragazzi, perché io a quanto pare lì non ci arrivo. Se siete in grado di arrivarci voi, siete grandissimi! Certo, raccogliamo sta corruzione però. Ah no, dobbiamo seguirlo. Ok, almeno non fa paura come quando eravamo dentro la scuola o la palestra. Almeno quello. What a beautiful market. Not as beautiful as you are. Mamma? Papà? That's so funny. Cioè, fa male, no, ragazzi, vedere come possono cambiare le cose. Cioè, può essere doloroso. You are so beautiful. Did you know that? I had no idea, Adam. You're such a charmer. Ok, ragazzi, adesso ci tocca come prima. Ci tocca andarli a prendere. Minchia, sono moltiplicati. Oddio, perché era diventato tutto buio improvvisamente. Andiamo, ragazzi, non abbiate paura, io vi guido verso l'avventura. Ho fatto anche la rima. Va bene, andiamo, rigaz. Statemi dietro, voi che avete la possibilità di saltare così in alto, dai. Forza. Andatelo a prendere. Che bellina sta cosa, dai. All these handmade treasures. Oh, look at those tiny baby socks. Are they handmade? Maybe we should buy them. Ok, ragazzi, vediamo di salire da questa parte. Cioè, perlomeno qua ci arrivate tranquillamente adesso, vero? Forza, ragazzi! Oh, really? We should buy the baby socks. Ah. What's that supposed to mean? Well, if you like those socks, then they might fit some potential babies? I was just joking. Quindi è stato anche lui, cioè non dico insistere, però vedete, a buttare lì l'idea di costruire una famiglia vera e propria. Cioè, è difficile entrare, ragazzi, nella mente di persone che appunto vogliono costruirsi una famiglia e poi dopo anni ci ripensano. È difficile. It's too early to be talking about babies. All I'm saying is, you're the kind of person I could imagine having kids with.
It's too much for a first date, isn't it? Ah, well, caspita. Direi di sì, minchia. È iniziato presto allora, A insistere, cioè. I mean, I don't want children right now, but... Vedete? You know, someday... Sure. I'm sorry. Maybe I'd better go. Cioè, quindi, vedete, è, come vi dicevo prima, è difficile entrare nella psicologia di queste persone, nel senso che prima pensano a cose importanti, cioè di una tale profondità, e poi dopo anni ci ripensano. Vabbè. Wait. Don't go. It's okay. It's kind of cute that you're thinking about it. Let's take it a bit slower. Okay? Beh, minchia, gliel'ha detto al primo appuntamento, l'ha fatta stracagare addosso, tipo. Ok, me ne manca uno lì, ragazzi. Ci posso arrivare da qui. Forza! Penso sia l'ultimo, se non sbaglio. Dai, ragazzi, su. Su, 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 che non abbiamo tempo da perdere, dai. Of course. I'm just getting carried away. This is such a beautiful day. How about a makeup kiss? On your cheek, of course. Okay, Mr. Charmer. Oh, oh, Dio, 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 Dio. Che cavolo? Oh, oh no. No, di nuovo. Something wrong. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Oh, Dio. Ma perché era così bello tutto fino a un attimo fa, col sole? Con i bambini che ridevano. Adesso è tutto così. Silenzioso. È spaventoso, perché? Sbrilluccico, non ti azzardare a muoverti di là, eh? Non ti azzardare, perché vai sempre dove caspita te pare. Eccolo là. Va bene, ti seguirò, ti seguirò. Ok, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Sta prendendo la piega della palestra e della scuola. E non mi piace. Va bene? Where's Papa? Calm down, okay? Papa will be here any minute. Where's my beautiful smart princess? There she is. I can't believe you're already three. You are so tall. She's four, Adam. Ah. Four. Of course. Bene. So grown up. Honey, I'm so sorry I'm late. Late? I haven't heard from you in 2 days. 2 days you've been gone. I thought you were dead. Didn't you think about us, about how we would feel? The work trip was hellish. It was awful. I'm awful. I know. Come on. Let's go to the cafe. I'm starving. Adam, what the... Don't fight with me in front of Kay. But I... Kay, who wants a big chocolate ice cream? Me, Papa. Me. I love you. I love you too, Kay. I don't remember that, and I don't want to hear it. This is too much. Poor Mama. Quindi... Who are you now? Are you also friendly? Mamma is crying again. Oh, via, 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 vattene via. Ok, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, fa paura anche questo. E a quanto pare, ragazzi, il tipo... Please love again, Mamma. Ha iniziato a dare problemi da... Da subito. Cioè, lei era piccolissima. Fantastico. Ok, suppongo di avere bisogno di queste Mamma, creature. Fighting again. Mamma mia. Vieni però. Oh, ok, fa paura, fa paura, fa paura. Ok, sono più belli quando sono così. Ok, c'è un altro qua. Papa wanted to play with us. Where is he? Ci siamo? Basta, no? O ce n'è ancora qualcuno? Ce n'è ancora. Where is Papa? Ok. Ragazzi, ma voi non gli potete fare niente a questi. I can't take this anymore. But I have to keep going.
Purtroppo sì, non credo che ci piacerà quello a cui stiamo andando incontro. E quindi, ripeto, il padre di Kai dava segni di instabilità, diciamo così, familiare già da subito. Lei era molto piccola, non si ricordava manco di precisi i suoi anni. So you made it this far. Congratulations. Are you happy now? Rivederti no. Just get out of my way. I'm doing you a favor. Just give up. I can't. If I stop now, nothing will ever get better. But it might get worse. Oddio, non me lo dire. Purtroppo ci tocca continuare, ragazzi. Purtroppo è così. E questo segnale luminoso? Ok. Forza e coraggio, forza. Dai! Madonna mia. Ok. What's wrong with it? Non si è liberato, perché? Ok, si sta facendo sempre tutto più inquietante. Comincio a dubitare tutta questa faccenda. Qualcuno spingerà mai fino a qui? Qualcuno leggerà e ascolterà mai queste cose? Purtroppo a me sta succedendo. E questa figura, ragazzi, non si è liberata. Non so perché. Ci sono tante bottiglie qui in giro. Direi di raccoglierle. No, non mi sento bene. Qualcuno mi aiuti. Oddio. Ragazzi, è incredibile come riesco a creare angoscia questo gioco, eh. Non voglio più sentire queste cose, non ce la faccio più. Ok. Mi mette tante inquietudini, ragazzi, ve lo posso assicurare. Non so spiegarvi manco precisamente il motivo, ma è così. Che ci faccio qui? Non capisco, pensavo fossero felici. Non può essere vero. Purtroppo, a quanto pare, non era così. Oh, minchia. Sbrilluccico, dammi una mano tu, per favore. Ah, non è sbrilluccico, è un'altra di ste figure. Ah, almeno questa. Maybe I can use it to activate the others. Certo, oddio. Ok, concentriamoci sull'altra figura, ragazzi. Minchia, che fatica. So good. Ok. Ok. Immagino che adesso potremo connetterci a questa per scacciare il mostro e per attivare l'altra figura. Proviamo. You're a bad person. A bad sister. You treated Sunny like dirt. I was selfish. Yes. But I've changed. I will never let him down again. Or anyone else. Oh. So now you think you can interfere in everybody's lives again? No. I just need to listen. I can help them. Oh, poor You're making it worse without even realizing. At least I'm trying. Oddio. Ok. Ok. E l'altra figura, ragazzi, non ho la minima idea di come liberarla. Ah! Oddio. Ok. No, no. No, no, sta tranquilla che non mi avvicino più. Oddio mio, come ho fatto stracaca addosso, ragazzi. Va bene. Troverò il modo di fare anche il resto. Oddio. Benissimo, vediamo dove arriviamo da qui. Eccolo qua. Quest'altra figura ci serve. Assolutamente, però penso che questa volta proverò a dirigere il raggio direttamente appunto sull'altra figura. Sì, siamo alla stessa altezza. Suppongo che l'altra figura ci servirà a colpire direttamente il mostro. Madonna mia, che sofferenza. I'm not.
No, no che non le stai peggiorando, stai cercando invece di trovare una soluzione. Non ascoltarla, perché il suo obiettivo è soltanto quello di buttarti giù. E non è quello che dobbiamo fare adesso. Per cui, eccolo qua ragazzi, è il momento di colpirla direttamente. Ecco fatto. Don't you see? You are the reason your parents are unhappy. Non è vero. Non what? È vero. No. They stayed together because of me. And because of Sunny. In an unhappy marriage. Well, the truth hurts. No. They were happy too. They just need to listen and help each other. Hey, you have no right to tell your parents what to do. Children aren't supposed to interfere in their parents' lives. I don't care. I will help them. They just need me to listen. If it worked for Sunny, it will work for them too. I can do this. So, you've made it further than ever before. But Kent, ask yourself, why are you still a monster? I can fix it. Okay. Okay. Come ti fa sentire a merda questo qua, ragazzi? Non ti fa sentire nessuno. Bottiglia vuota. Ah. Perfetto. Mi ha appena salvato la partita, ragazzi. Oddio. Volevo vedere se iniziava un nuovo capitolo, ma evidentemente... Ok, sì. Capitolo 8. We can figure this out, okay? Fine e mellow, ragazzi, non so tradurlo sinceramente. Fine vuol dire, cioè, tipo, quando si dice I'm fine vuol dire tipo sto bene. Sarà un modo di dire e cercherò la traduzione, ve lo dirò la prossima volta. Continuo a dire, ragazzi, che questo gioco è capace veramente di segnare nel profondo e non so come ci riesce, è veramente incredibile. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!